Polifemo Eventi incentra la sua attenzione sul comune di San Marzano, in particolar modo sulla realtà meravigliosa del santuario rupestre, che ha una sua valenza non soltanto, diciamo, dal punto di vista storico, culturale, ma diventa anche la sede di vari momenti sociali, momenti culturali, momenti di crescita per il territorio. E siamo con il sindaco di San Marzano, l'onorevole dottor Giuseppe Tarantino, sindaco, una serie di iniziative appunto legate al santuario, una realtà su cui l'amministrazione da lei retta ha voluto puntare. Ma sicuramente questo è un luogo molto amato dai sanmarzanesi e quindi riteniamo di dargli un ruolo importante nella vita della comunità, ma è anche un luogo che viene poco poco conosciuto anche al di fuori delle mura domestiche e quindi noi ci teniamo a voler valorizzare questa realtà per poter far sì che possano fruire e degli spazi, ma soprattutto dell'ambiente particolare, tutti i cittadini della provincia ionica e anche oltre. Noi abbiamo dato vita insieme alla Proloco a una serie di iniziative e di eventi che da un lato consentono di conoscere bene il monumento a cui noi teniamo tantissimo, dall'altro lato consentono di inserire in un contesto particolare, molto suggestivo, fatto di archeologia, spiritualità e anche, diciamo, ambiente molto verde, la possibilità di creare delle atmosfere, come dicevo, proprio suggestive per poter meglio valorizzare alcuni eventi. Un momento di marketing territoriale. Sicuramente sì, ma lo facciamo nel pieno convincimento che questo luogo vada salvaguardato, vada difeso, vada protetto e soprattutto se lo facciamo conoscere e apprezzare scatta in tutti quella crescita culturale per far sì che questo luogo poi venga effettivamente conservato nel tempo. Ci rivolgiamo a chi verrà dopo di noi e quella di stasera è una delle tante iniziative che insieme alla Proloco mettiamo in cantiere appunto per poter dare un'atmosfera diversa all'evento e nello stesso tempo far conoscere meglio il luogo. Buonasera, l'evento di questa sera è Volar Sansali, una teatralizzazione che abbiamo voluto rappresentare in questo luogo suggestivo, carico di suggestioni e di emozioni, che è il nostro santuario Madonna delle Grazie, il fiore all'occhiello della comunità sanmarzanese. Volar Sansali è un evento organizzato e promosso da Discover Art ed abbiamo voluto rappresentarlo in questo luogo in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. L'attore Giuseppe Calamunci Manitta e il regista Gianluca De Robertis con la guida Morris Franchini ci accompagneranno in questo percorso, un percorso misto di visita guidata al luogo e di letture e drammatizzazione di quattro canti delle tre cantiche della Divina Commedia. Quando il settentrion del primo cielo, che ne ho caso mai seppe né orto né d'altra nebbia che di colpa velo, e che faceva lì ciascuno accorto di suo dover come il più basso face, col temon gira per venire a porto, fermo s'affisse, la gente verace venuta prima, tra il grifone ed esso al carro volse sé come a sua pace, e un di loro quasi dal ciel messo, veni, sponsa del Libano, cantando gridò tre volte e tutti gli altri appresso. Quali beati al novissimo bando surgean presti ognun di sua caverna, la revestita voce alleluiando, cotali in sulla divina basterna si leva arcento e ad voce tanti senis ministri e messager di vita eterna. Tutti dicean benedictus qui venis e fior gittando e di sopra e d'intorno manibus oh date lilia plenis. Io vidi già nel cominciar del giorno la parte oriental tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno e la faccia del sol nascere ombrata sicché per temperanza di vapori l'occhio la sostenea lunga fiata. Così dentro una nuvola di fiori, che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù, dentro e di fuori, sopra candido velcinta d'uliva donna m'apparve, sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva,
e lo spirito mio che già cotanto tempo era stato che alla sua presenza non era di stupor tremando, affranto, senza dagli occhi aver più conoscenza per occulta virtù, da lei mosse, d'antico amor sentì la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già m'avea trafitto prima che io fuor di puerizia fosse, volsimi alla sinistra, col respitto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura e quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio: men che dramma di sangue m'è rimasto che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio n'avea lasciati scemi di sé. Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute diemi, né quantunque perdeo l'antica madre, valse alle guance nette di rugiada che lagrimando non tornasse ratre. Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che pianger ti convien per altra spada. Quasi ammiraglio che in poppa in prora viene a veder la gente che ministra per gli alti legni e a ben far l'incora. In sulla sponda del carro sinistra, quando mi volsi al son del nome mio, che di necessità qui si registra, vidi la donna che pria m'apparìo velata sotto l'angelica festa, drizzar gli occhi ver me di qual dal rio. Tutto che il bel che l'ascendea di testa, cerchiato dalle fronde di Minerva, non la lasciasse parer manifesta. Regalmente, nell'atto ancor proterva, continuò come colui che dice il più caldo parlar dietro riserva: guardaci ben, ben son Beatrice, come degnasti d'accedere al monte? Non sapei tu che qui è l'uom felice? Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte, ma veggendomi in esso i trassi all'erba, tanta vergogna mi gravò la fronte. Così la madre al figlio, per superba com'ella parve me, perché d'amaro sente il sapor della pietà de acerba, ella si tacque e gli angeli cantaro: di subito in te, Domine, speravi, ma oltre Pedesmeos non passaro, siccome neve tra le vive travi per lo dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta da li venti schiavi, poi liquefatta in se stessa trapela, purché la terra che perde ombra spiri, sicché par fuoco fonder la candela. Così fui, senza lacrime e sospiri, anzi il cantar di quel che notan sempre dietro alle note degli eterni giri. Ma poi che intesi nelle dolci tempre lor compatire me, par che se detto avesser donna, perché si lo stempre? Lo gel che m'era intorno al cor ristretto spirito e acqua fessi, e con angoscia della bocca degli occhi uscì di petto. Ella, pur ferma in su la detta coscia del carro stando, alle sustanze pie volse le sue parole, così poscia: voi vigilate nell'eterno die, sicché notte né sonno a voi non fura, passo che faccia il secol per sue vie, onde la mia risposta e con più cura che mi intenda colui che di là piagne, perché sia colpa e duol d'una misura, non pur per ovra delle rote magne che drizzan ciascun seme ad alcun fine secondo che le stelle son compagne, ma per la larghezza di grazie divine che si alti vapori hanno allor piova, che nostre viste là non van vicine. Questi fu tal nella sua vita nova virtualmente, che ogni abito destro fatto avrebbe in lui mirabil prova, ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terren col malseme non colto, quant'elli ha più di buon vigor terrestro. Alcun tempo i sostenni col mi volto, mostrando gli occhi giovanetti a lui, meco li menava in dritta parte volto, sittosto come in sulla soglia fui di mia seconda etade e mutai vita, questi si tolse a me e diessi altrui. Quando di carne a spirito era salita e bellezza e virtù cresciuta m'era, fui io a lui men cara e men gradita.
e volse i passi suoi per via non vere immagini di ben seguendo false che nulla promession rendono intera. Nell'interpretare ispirazion mi valse, con le quali è in sogno e altrimenti lo rivocai, si poco a lui ne calse. Tanto giù cadde che tutti argomenti alla salute sua eran già corti, fuor che mostrargli le perdute genti. Per questo visitai l'uscio dei morti e a colui che l'ha qua su condotto li prieghi miei piangendo furon porti. Alto fato di Dio sarebbe rotto se l'ete si passasse a tal vivanda fosse guastata senza alcuno scotto di pentimento che lacrime spanda. Buonasera a tutti, siamo pronti per andare in scena con Volar Sansali, una visita guidata teatralizzata attraverso le parole del sommo poeta Dante Alighieri. Visiteremo il santuario di San Marzano, appunto accompagnati dai versi della Divina Commedia. Avremo quattro cantiche, verranno declamate, verranno recitate, lette e interpretate quattro cantiche, una dell'inferno, inizieremo con una cantica dell'inferno, non sto qui a, come si dice, spoilerare la cantica, la seconda il purgatorio, la terza del paradiso, mentre l'ultima chiuderemo, ma questo vuole essere una sorpresa, con il 26esimo canto dell'inferno, il famoso canto di Ulisse. Che dire, è una cosa meravigliosa portare le parole del sommo poeta in situazioni culturali, artistiche di un certo tipo, far conoscere appunto agli spettatori le parole del sommo poeta e in più inserirlo in un contesto storico. Questa vuole essere la quinta tappa. Siamo stati a Grottaglie, siamo stati a Taranto, Castellaneta, Leporano e adesso siamo qui a San Marzano, sperando che questo viaggio possa continuare per ricordare il sommo poeta e ricordare soprattutto a tutti che l'italiano è una lingua bellissima e che Dante Alighieri fa parte comunque della nostra storia. Cosa trovano appena varcano il secondo cerchio? Apro una piccola parentesi sulla struttura dell'inferno. L'inferno dovete immaginare, per chi non lo sa o chi non se lo ricorda, come una sorta di imbuto. Un imbuto livellato da vari cerchi. All'interno di questi cerchi vengono espiate delle colpe con il loro punizione da contrappasso. Man mano che si scende e man mano che il cerchio si stringe, i peccati diventano più gravi. Noi ci troviamo nel secondo cerchio, dove, all'interno del quale, enno dannati peccator cardali che la ragion sommettono al talento, ovvero i lussuriosi. La loro pena è quella di essere sbattuti da una parte all'altra da un vento, da una bufera, perché come loro erano travolti dalle passioni durante la loro vita e quindi non conducevano una vita regolare, lineare, ispirata a principi magari divini, erano senza controllo. Dante assiste a questo spettacolo e riconosce anche delle persone che vengono portate da qui, su, giù, dalle bufere, ma prima di vedere i dannati si trovano di fronte a una creatura gigante, è Minosse. Minosse, il celeberrimo re di Creta, che con questa coda lunghissima, man mano praticamente che lui gira, decreta appunto il girone al quale appartiene appunto il dannato. Il santuario rupestre di Madonna delle Grazie di San Marzano di San Giuseppe è stato il centro religioso tra il secolo XII e il secolo XVI.
inizialmente dedicato a San Giorgio, poi è stato intitolato appunto alla Madonna delle Grazie nel tardo Cinquecento. È un santuario appunto rupestre e si sviluppa all'interno di un habitat medievale e rappresenta uno dei culmini, uno dei punti più alti dell'arte rupestre religiosa del territorio ionico. La seconda, che è una cosa che affronteremo più avanti quando parleremo del 33° canto del Paradiso, l'intercessione divina. Mi sentite da fuori? Ok, l'intercessione divina. Madonna delle Grazie, come ben sapete, viene presentata il 1° luglio, precisamente il 1° e 2° luglio. Ci troviamo qui nel santuario rupestre della Madonna delle Grazie, un luogo di grande spiritualità che noi sanmarzanesi adoriamo, lo rispettiamo e siamo, diciamo, in qualche modo gelosi. Riteniamo che qui è insita la nostra cultura, la nostra religiosità, la nostra identità. Noi siamo una comunità Arbres e abbiamo un'identità ben precisa, ma qui al santuario ci sentiamo in qualche modo ricchi, forti, liberi. È un luogo, come dico sempre, di ascolto, di riflessione, di silenzio, di preghiera, di profonda spiritualità, ma anche un luogo di cultura. Fa parte del nostro patrimonio monumentale e ne siamo orgogliosi. È l'unica chiesa rupestre dove viene celebrato il culto in provincia di Taranto, è un santuario in poggio molto antico e proprio in questi giorni stiamo studiando come poter effettuare delle indagini per una precisa datazione della sua origine, anche perché è un santuario costituito di due parti, una parte albanese e una parte bizantina, e quindi molto particolare. Rappresenta questo uno spunto per chi non lo conosce per venire a San Marzano e venirlo a visitare. Ma diciamo anche che questo è un luogo che rappresenta un momento di opportunità di crescita culturale, non solo per conoscere la sua storia, la sua archeologia, i suoi affreschi, ma anche e soprattutto per poter in qualche modo svolgere in un luogo ameno degli eventi di natura culturale, come quello di stasera, dove viene celebrato il 700° anniversario della morte di Dante, e quindi rappresenta sicuramente un'opportunità per coniugare spiritualità, riflessione, cultura. E questo rientra in una delle tante iniziative che l'amministrazione comunale insieme con la Proloco ha messo in cantiere per poter in qualche modo far vivere in modo completo questo luogo. Noi come comunità di San Marzano, se da un lato siamo orgogliosi della nostra identità etnico-linguistica minoritaria Arbres, ma dall'altro lato siamo anche orgogliosi di questo patrimonio monumentale archeologico quale è il santuario, dall'altro lato vogliamo mettere a disposizione questi elementi a favore del turista, a favore del cittadino che viene a San Marzano. San Marzano non è obbligato in una grande viabilità, a San Marzano ci devi venire perché ci vuoi venire e noi vogliamo dare le occasioni, gli spunti, gli stimoli per venire a San Marzano, e quindi cerchiamo di coniugare spiritualità, cultura, folklore e là dove è possibile anche delle occasioni enogastronomiche per far conoscere i prodotti tipici locali. Chiaramente questo comporta un impegno non indifferente dell'amministrazione comunale, ma l'amministrazione ci crede, da tanti anni è investito in questo luogo e anche in questa circostanza sta svolgendo un'attività sinergica con la Proloco affinché questo luogo venga salvaguardato, venga custodito, venga valorizzato e soprattutto venga vissuto in maniera semplice, civile, affinché quel principio di spiritualità, di ascolto, di silenzio, di religiosità possa ben coniugarsi con una crescita culturale dell'intera comunità. Noi come Comune San Marzano abbiamo investito tanto, grazie ai finanziamenti nazionali, regionali e gli ultimi dal gruppo d'azione locale Terre del Primitivo, per poter rendere la struttura più bella, più confortevole, più facilmente accessibile. E i cittadini questo lo hanno apprezzato e in questo ci hanno aiutato. E siamo sempre pronti a raccogliere tutti quegli stimoli, quegli spunti, quelle idee per poter rendere la situazione sempre più vivibile. Sicuramente non mancano gli aspetti negativi, non mancano i punti di debolezza. Tutti insieme, l'amministrazione, con la comunità e con le associazioni che si impegnano con grande spirito e abnegazione, possiamo tentare di superare questi handicap e possiamo in qualche modo riuscire a ottenere quei risultati che ci prefiggiamo. Grazie
per l'attenzione che tutti quanti rivolgono al santuario, a nome mio personale, ma dell'intera comunità sammarzanese, benvenuti a San Marzano, al santuario Madonna delle Grazie. Cioè, ma non è il caso, lasciamo stare. No, no, e lo puoi dire? No, io non lo voglio dire proprio. No, e non lo devi dire. Ma a voi fa piacere, non ci capisci. E se lo dici, tieni fede. Di! Oggi Gennari siete... Ah? Ma dillo forte, forte, dillo forte. Oggi Gennari siete... Non l'ho detto, Pietro. È meglio che te ne vai, oi. Se no ti faccio male a te. Tenere pure un appuntamento, ma... Va a te! Con permesso, Gennari. Allora, il progetto Non ci resta che Massimo nasce nel 2019 proprio per omaggiare i 25 anni della scomparsa di Massimo Troisi e allora ho deciso di far conoscere a tutto il pubblico che lo ama e che lo ha amato, non solo il Massimo che lui ci ha fatto conoscere tramite i suoi film e i suoi spettacoli teatrali, ma anche il Massimo nella vita privata, quindi ho deciso di raccogliere informazioni, interviste tramite la sorella Rosaria Troisi, il fratello Luigi Troisi e tramite un mio carissimo amico Ciro Borrelli, ho preso anche parte del suo libro, pensavo fosse un comico, invece era Troisi. Stasera appunto vedremo questo spettacolo realizzato da me con il mio collega Jonathan Russo, è un reading teatrali a due voci, dove appunto andremo a percorrere tutta la vita di Massimo Troisi, dalla parte cinematografica, quindi più conosciuta, fino alla parte intima e privata. Sono nato a San Giorgio a Cremano il 19 febbraio 1953. In sei figli, con mamma, papà e parenti, a casa eravamo 17 persone. Ecco perché ho questo senso della comunità così spiccato, ed ecco perché quando ci sono meno di 15 persone, mi si scatenano dei violenti attacchi di solitudine. È difficile per me parlare in italiano. Io sono un tipo timido, mi metto facilmente in imbarazzo. E poi non mi piaccio, non mi piace la mia faccia. Anzi, mi piacciono solo gli occhi. E questi capelli, quando sono aggiustati, sembrano un colbacco. Beh, io non sono mai stato sicuro di voler essere un attore. A dire la verità, io sono un geometra. Ancora oggi c'è qualcuno che viene a casa mia a chiedermi di fare i conti. E pensare che ci ho messo 10 anni a prendere quel diploma. Mio padre lo voleva a tutti i costi. Ogni anno io mi facevo bocciare, ma lui ogni volta mi scriveva un'altra volta. Alla fine ha vinto lui. Il diploma me l'hanno dato, ma per anzianità. In teatro invece mi sentivo sicuro, dando voce alle mie smorfie, alle mie ribellioni. Sapevo dentro di me che il teatro mi avrebbe aiutato a tirar fuori la mia vera essenza di uomo del sud. La mia famiglia mi ha aiutato proprio assai nel mio lavoro. Molte cose le piglio da quello che succedeva a casa mia. I nonni erano i capocomici e con mamma, papà, fratelli e zii formavamo la compagnia stabile Troisi a casa mia. Qualcosa della mia lunghissima infanzia mi è rimasta cucita addosso, nascosta dentro, e riesce a togliermi un po' di anni. Napoli! Al vicolo Scassacocchi, un vicolo notoriamente tranquillo e pacifico. No, no, Scassacocchi, un vicolo notoriamente tranquillo e pacifico. Napoli, al vicolo Scassacocchi, un vicolo notoriamente, dove la gente era intenta alle normali attività quali mangiare la pizza e suonare il mandolino, regnava incontrastato Don Gennarino Parsifà. Capoguacco bieco, cattivo, senza scrupoli. Come rappresentante anche da parte dell'amministrazione comunale posso dire tecnicamente che questi eventi che stanno verificando fanno capo a una convenzione che il comune di San Marzano ha fatto con la Proloco, l'associazione turistica Proloco Marciana di San Marzano, e a cui abbiamo affidato la gestione di una parte del santuario rupestre Madonna delle Grazie, e proprio per consentire, diciamo, la valorizzazione del sito con questi eventi che abbiamo organizzato nell'autunno del 2021, da qui fino alle vacanze natalizie, fino alle festività natalizie. E, appunto, già c'è stata una serata dedicata a Dante Alighieri, questa sera invece ci sarà un altro reading su Massimo Troisi, il grande attore comico scomparso un po' di anni fa.
per cui siamo abbastanza contenti e onorati che la Pro Loco ci garantisce a livello di, diciamo, amministrazione della comunità questa rivitalizzazione del sito del Santuario Madonna delle Grazie. Siete aperto il ristorante? Prego, prego. Di prendere il posto di Don Gennarino era l'aspirante guappo Ciro il napoletano. Voglio nel vicolo comando io. No, veramente, io sul copione ho letto. Lei sta con me, lei. Ma sul copione comando io. Ma... Oh, Don Gennarino. Chi comanda nel vicolo? Cioè, proprio questo stavo dicendo? Uè! Chi comanda, Nelly? Come ti ho detto? Come hai detto? Cioè, sono arrivato qua... Non mi fate male, non ci cioè, su papà, non sei tu! Venire questa sera qui a poter testimoniare la presenza nell'anno di un evento senso se retorica di importanza particolare, soprattutto per... l'argomento che si affronta è per l'autore e il protagonista della serata. Presso l'area verde del santuario di San Marzano di San Giuseppe, tutta un'area appunto adiacente, si sta tenendo un evento importante, un momento di incontro, di crescita riguardante appunto la figura di Peppino Impastato e c'è la presenza del fratello del giornalista ucciso, il fratello Giovanni, appunto fratello di Peppino, e come recita la locandina, mio fratello, tutta una vita con Peppino. Siamo con il sindaco di San Marzano, appunto l'onorevole Giuseppe Tarantino. L'inaugurazione della panchina della legalità, un momento di crescita, un monito soprattutto per le nuove generazioni. Ma sicuramente è una attestazione di sensibilità da parte, diciamo, di gente che potrebbe vedere il problema della criminalità organizzata come qualcosa di lontano, ma che invece ci è molto vicino, anzi addirittura molto spesso è insinuato in mezzo a noi. E questa è l'occasione in cui, ricordando, diciamo, il sacrificio di un uomo che si è speso per la libertà, per le idee, ma soprattutto per la lotta contro la malavita organizzata, rappresenta nello stesso tempo la possibilità di poter conoscere, di andare oltre. Noi riteniamo che questa iniziativa colga nel segno, in quanto troppo spesso si pensa che i problemi della mafia, della criminalità organizzata non ci riguardano, appartengono a determinate regioni d'Italia. La mafia è dappertutto, la mafia insita in tante persone, anche persone vicine a noi, e quindi la lotta alla corruzione, la lotta alla violenza, la lotta ai traffici è qualcosa che deve tutti quanti vedere protagonisti. Noi stasera, in modo diverso, vogliamo creare, accendere un riflettore nella nostra comunità su questo problema. Abbiamo invitato, grazie alla Pro Loco, Giovanni Impastato per poter testimoniare quello che è il sacrificio del fratello, ma soprattutto per poter dialogare su quella che è la realtà oggi della mafia siciliana e non. E voler inaugurare una panchina proprio per la lotta alla criminalità organizzata rappresenta la testimonianza più autentica, nel senso proprio più ampio del termine, di quello che è la sensibilità che noi avvertiamo e che vogliamo in qualche modo trasmettere ai nostri concittadini. La nostra è una comunità sana, ma possiamo dire così perché siamo protagonisti in questa lotta senza nessun momento di tentennamento. E ringraziamo tutti coloro che in qualche modo ci seguono e ci aiutano in questa battaglia. Allora, Elena provvederà a svelare, insomma, la targhetta in memoria di Felicia e Peppino Impastato. E con questo gesto simbolicamente inauguriamo questa panchina, che sarà verde, quindi come il colore del drappo. Verde ha tanti significati, ovviamente il primo è la speranza
che questo male possa essere un giorno, no, abbattuto. E vogliamo affidare questo gesto ad Elena affinché questo messaggio passi e venga proprio acquisito come un seme che deve crescere dalla nuova generazione. Teresa leggerà una delle frasi più conosciute invece di Peppino in passato. Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda. Noi ci dobbiamo ribellare prima che sia troppo tardi, prima di abituarci alle loro facce, prima di non accorgerci più di niente. Il primo tratto di verde alla prima pennellata alla panchina. Perfetto, dai che ti... La speranza è nei giovani. Brava Elena. Beh, facciamo una cosa. Possiamo dare all'ospite un'altra pennellata. Certo. Elena, la vieni a finire in settimana. Apposta, grazie. Giovanni, anche per il tuo coraggio. Grazie a voi. Grazie Giovanni. Giovanni Impastato, questa pubblicazione Impastato mio fratello, il ricordo di suo fratello, un dolore certamente immenso che si rivive, una ferita che si riapre, però come dire si elabora il lutto e si passa ad una fase diversa, si è passati ad una fase diversa da molto tempo, da molti anni, la lotta contro il crimine per far sì che quel crimine, quell'omicidio non rimanga un fatto così compiuto e basta, ma che abbia avuto una sua evoluzione, oserei dire vitale, nel senso di seminare il seme, diffondere il seme della legalità. Beh, sicuramente sì, per me questo libro è stato una grande emozione, non nascondo a dire che è una sofferenza vera e propria, perché ho vissuto questo conflitto interiore per il fatto che ho cercato di tirare fuori degli episodi inediti, molto intimi, che completano un po' la storia di Peppino. Io non ho voluto togliere nulla a tutto quello che è stato fatto prima, pubblicato prima, compreso i film, però ho voluto aggiungere e completare, chiudere il cerchio in un certo senso, perché questa storia va raccontata e va raccontata in tutti i modi, perché è avvenuta appunto questa evoluzione, perché il lavoro di memoria è fondamentale. Qualcuno diceva che un paese senza memoria non può mai avere un futuro e noi dobbiamo costruire il nostro futuro sulla memoria. L'obiettivo è stato questo, io spero di raggiungerlo e spero soprattutto di trasmettere il messaggio di Peppino, che non è soltanto un messaggio di lotta, non è un messaggio solo politico, di impegno civile, culturale, ma è un messaggio educativo soprattutto per le nuove generazioni. Io sto cercando di trasmettere tutto questo. Tutti voi che siete qui per questa presentazione, ringrazio Antonio Fanelli, che è stato colui, insomma, che ci ha messo in contatto con Giovanni, ed è grazie a lui se questa sera siamo qui, insomma, ad avere Giovanni Impastato con noi. Jenny Sapio, presidente della Proloco di San Marzano, Impastato mio fratello, il libro appunto di cui si parla, si riflette qui in occasione della inaugurazione della panchina della legalità, certamente un momento di crescita dal valore morale che, ripeto, è superfluo sottolineare. Sì, sicuramente ha un valore morale altissimo ed è soprattutto una memoria e un messaggio che noi vogliamo che venga
passato alla nuova generazione. Vogliamo che la nuova generazione lo faccia proprio. Seminare il valore della legalità, seminare i semi della legalità. Perfetto, è proprio questo il nostro, la nostra speranza, il nostro auspicio, diciamo. E in effetti a scoperchiare la targhetta della panchina della legalità sarà una giovane ragazza, una diciottenne, Elena, alla quale affidiamo proprio simbolicamente questo messaggio da trasmettere ai suoi coetanei. In questo incontro, per ricordare la figura di Peppino Impastato, c'è Valentina Pierro, la dottoressa Valentina Pierro, criminologa. Ecco, anche sotto questo aspetto, capire come il crimine si evolve dai tempi di Peppino Impastato ad oggi. Magari assume il fenomeno criminoso una diversa dimensione, una diversa o diverse manifestazioni, ma pur sempre la radice è la stessa. Sì, la radice è sempre la stessa, lo notiamo tutti i giorni nei fatti di cronaca. Proprio la settimana scorsa c'è stato un grande blitz nel sud Italia, precisamente a sud della provincia di Catanzaro, nel quartiere Aranceto. Il nome del blitz era Drug Family, proprio perché all'interno delle famiglie criminali i bambini venivano utilizzati come piazza di spaccio, quindi come mini pusher, soldatini per trasportare droga e contanti. Perciò ad oggi il crimine si è evoluto. Anche il crimine che investe in attività commerciali non è più il crimine, no? Come magari possiamo così avere un'immagine del mafioso con la lupara, è ben diverso, anzi è ancora forse più subdolo il fenomeno. No, oggi il crimine studia, il crimine va all'università, insegna, gestisce delle imprese, è politicamente impegnato. Con questo non si vuole muovere un'accusa, ma semplicemente essere rilevare i fatti. Sì, sì, essere consapevoli che comunque ad oggi il crimine è all'altezza di tutte le persone che lo combattono. Quindi all'altezza della magistratura, di commissari di polizia, e bisogna quindi mettersi al pari, superare, essere consapevoli che ci vuole proprio uno studio scientifico per essere un passo molto pericoloso, pericolosa molte volte la connivenza con le istituzioni. Sì, c'è una connessione, c'è una fortissima connessione, e lo sappiamo dai tempi di Falcone. La cronaca parla chiaro. La cronaca parla molto chiaro, quindi come all'epoca di Falcone lui sapeva benissimo e ci scrisse dei trattati lunghissimi, ad oggi sappiamo che sono veri. Apposta, grazie. Giovanni, anche per il tuo coraggio. Grazie a voi.